Buonasera e bentrovati a Terzo Tempo, la trasmissione della Gazzetta Ionica sul calcio della Riviera Ionica e non solo. Vediamo i titoli di questa giornata per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Il Siracusa fermato dal Modica 1-1, il risultato finale, lo Scordia vince invece a Rosolini 0-1 e riprende alcuni punti allo stesso Siracusa. Milazzo bloccato in casa dalla Castelbonese, era un derby per quanto riguarda la zona tirrenica, e poi Taormina subisce un poker invece a Via Grande. Per quanto riguarda i campionati invece di promozione, marcia da salto di categoria per lo Sporting Taormina che rifila tre pappini all'AC Sant'Antonio. La Ionica sconfitta a Pistunina per 1-0 ed ora si trova a sest'ultimo posto in classifica, invece il Pistunina è a terzo posto. Per quanto riguarda invece il campionato di prima categoria, finisce in parità il derby tra Roburo e Desporticaggi, perde ancora la Mediterranea Nizza che è penultima in classifica con il Real Rometta per 1-0. Poi invece ci sono state le vittorie per quanto riguarda il Giardini Naxos invece che è stato sconfitto sul campo dell'Atletico Messina per 2-1, l'Atletico Taormina invece si impone sull'Orsa Barcellona Pozzo di Cotto. Per quanto riguarda la seconda categoria, il Sant'Alessio si aggiudica il big match della giornata con la Nuova Indipendente e rimane a più 8 in classifica, le inseguitrici però da 4 ora sono soltanto 2, vale a dire Ghibellina ed il Letoiani. Resistono questo Letoiani che ha vinto 2-1 con la squadra della Costignana e il Ghibellina invece che ha vinto per 1-0 con lo Sporting Club Giardini. Perde invece il Sauga con il Piedimonte che ora si ripropone tra le inseguitrici appunto del Sant'Alessio. Club Inter e Antillese sospesa al 77° minuto per un furto negli spogliatoi degli ospiti, poi nel finale l'arbitro finisce anche in ambulanza e all'ospedale. Per quanto riguarda invece il campionato di terza categoria, la Mal di Testa in vetta, cadono il Mandanici sul campo della Stella San Leone per 5-1, la Littembe invece perde con il Francavilla per 3-1 in casa, pesante la sconfitta della squadra del tecnico Salvo Basile. Vince invece l'Itala sul campo del Limina, impresa invece del Fiume Denisi in quel del Granite 1-2, la seconda sconfitta interna per i Granite, la prima l'aveva rimediato con il Mandanici. Per quanto riguarda invece il calcio a 5 maschile, sconfitta del Salvo, che era il big match della giornata, le prime due della classe sul campo del Nighe Giardini, l'Agro Onsago ha perso per 4-2 e la leadership è andata appunto alla squadra giardinese. Per quanto riguarda invece il campionato giovanissimo regionale, vittoria secca della Ionica sul Pompei per 7-1 con doppietta di Ferraro che è ormai dalle parti del Catania. Per quanto riguarda gli ospiti di questa sera del Terzo Tempo, abbiamo Mimmo Moschella, tecnico appunto della squadra giovanissima della Ionica, prima in classifica nel suo girone. Buonasera a tutti. Buonasera anche a Guglielmo Mastroeni dopo la disavventura di riposto. Buonasera a Guglielmo Mastroeni. Buonasera. Buonasera anche a Salvatore D'Agata che è dirigente del Sant'Alessio, la squadra prima in classifica. Buonasera a tutti. Beh, iniziamo a parlare dei vari campionati, dal torneo di eccellenza Girone B, vediamo i risultati: Acireale, Città di Messina 2-0, Città di Rosolini, Città di Scordia 0-1, Giarre, Città di Vittoria 1-0, Modica, Città di Siracusa 1-1, Paternò, Catania, San Pio 1-1, Sporting Via Grande, Taormina 4-1, Milazzo, Castelbonese 1-1, ha riposato l'Igea Virtus di Barcellona. La classifica vede in testa Città di Siracusa con 38 punti, segue il Milazzo con 35, poi a 34 troviamo lo Scordia, a 28 l'Acireale, a 27 lo Sporting Via Grande con 25 punti, Città di Vittoria, 24 Castelbonese, Modica 23 insieme al San Pio di Catania, a 22 punti l'Igea Virtus, il Giarre è a 21 punti, Paternò 16, Città di Rosolini 12, poi Città di Messina 9, Taormina 7, Mister Bianco 6
arriderato. Mimmo Moschella, un campionato di eccellenza che vede questo Siracusa tra le favorite, ma anche il Milazzo, diciamo, che è alle calcagne all'inseguimento appunto della squadra di Mascara. Secondo te il Siracusa potrebbe farcela, però ora si sta complicando un po' questa alta classifica con il Milazzo e altre squadre che, come lo Scodia, che si sono insediate abbastanza bene. Ma credo che il Siracusa sia la candidata principale per vincere questo campionato. Certo, c'è il Milazzo, che è una piazza importante, con un passato importante, però credo che alla fine il Siracusa, un assetto societario, è una squadra che possa vincere il campionato. Taormina invece sempre più giù, 4-1, forse si aspettava un risultato migliore sul campo del Via Grande, invece il 4-1 dice che in pratica la sconfitta è stata netta da parte dei taormanesi, che nel mese di dicembre si sono rafforzate con diverse arrivi. Ma credo che il Taormina, penso che quest'anno sia una serie candidata alla retrocessione. Mi dispiace perché è una piazza importante, però col fatto che si sono create altre realtà significa che a Taormina, al Taormina, i taorminesi non ci credono, quindi sarà dura per loro. Prossimo turno il Taormina gioca in casa, però con il Rosolini. Come ti ripeto, l'annata è partita male secondo me per loro, quindi sarà un anno complicato. Spero che comunque alla fine è sempre una squadra del nostro comprensorio e che fino adesso ha portato sempre in alto i colori biancazzurri del Taormina a buoni livelli, quindi spero che si possano salvare, anche se ti ripeto, mi sembra un po' complicato. Secondo te, tu conosci un po' l'ambiente taormanese e ovviamente questi campionati, cosa è successo fra lo scorso anno e quest'anno? Anche se la squadra non è stata modificata che all'inizio, ora invece è stata modificata completamente, cioè nel mese di dicembre. Ma quando tu parti già, diciamo che erano partiti con la stessa squadra, però man mano saranno nati dei problemi societari, quindi con l'addio del tecnico De Cento, poi magari nel mese di dicembre hanno cambiato allenatore e anche un po' di giocatori, però poi riprendere un campionato già partito male e con dei giocatori nuovi non è semplice, quindi le squadre magari già sono abbastanza rodate e quindi poi ha difficoltà. Bene, passiamo al campionato di promozione, vediamo i risultati: AC San Filippo Real Anci 2-6, Città di San Filippo del Mela Troina 1-2, Pistonina Ionica 1-0, Randazzo Spadaforese 3-2, San Gregorio Atletico Pedara 2-0, Sporting Taormina AC Sant'Antonio 3-1, Torre Grotta Promende 2-1, Tre Castagni Città di Randazzo 3-0. La classifica vede in testa allo Sporting Taormina con 44 punti, poi segue Tre Castagni a 41. Pistonina 31, Promende 30, Troina insieme a Troina, poi Spadaforese 28, Pedara 27, a 25 ci sono il Torre Grotta e il Real Anci, a 24 la Ionica, che è sest'ultimo appunto in questo graduatoria, poi la AC Sant'Antonio a 24, San Gregorio 22, Città di Randazzo 18, Randazzo 11, AC San Filippo 9, Città di San Filippo del Mela 9 punti. Mimmo Moschella, forse di questa Ionica si aspettava qualcosa di più nel derby con il Pistonino? Ma sì, viste le ultime settimane anche io credevo che si potesse fare il risultato a Messina col Pistonino. La partita, a quanto ne so, io non l'ho vista, però mi hanno detto che è stata una partita molto equilibrata, combattuta, ma non molto eccelsa sotto il profilo tecnico, quindi poi c'è stato un episodio che ha segnato la partita, quindi un errore difensivo e poi i ragazzi non sono riusciti più a rimontare, quindi il risultato è stato penalizzante per loro. Tu l'anno scorso eri nella prima squadra, secondo te quest'anno questo salto di categoria, nonostante la squadra sia stata rafforzata, è una partenza sprint e poi dalla nona giornata in poi il giocattolo si è un po' rotto, secondo te perché? No, non è questo. Secondo me innanzitutto non si aspettava una partenza del genere e
quindi poi hanno fatto benissimo. Il problema è che dopo sono cominciati i problemi con Prestipino, si è fatto male, la Speme si è fatto male, quindi poi quando cominciano a mancare gli attaccanti, le persone fondamentali che tu magari credi che ti possano far vincere le partite, e poi diventa difficile. Forse si puntava molto per quanto riguarda l'attacco, visto che se l'attacco non segna poi subisce il gol e perde la partita oppure la pareggi. Si puntava molto su Prestipino, l'infortunio forse ha danneggiato parecchio la Ioni. Ha danneggiato parecchio, sì, ma poi come ti ripeto, la Speme era uno dei punti forti insieme a Prestipino, l'ha preso dopo e secondo me era una coppia, una delle migliori coppie del campionato, però non sono riusciti a giocare mai, quasi mai insieme. E quindi poi io credo che l'organico della Ionica sia un buon organico, oltretutto hanno 3-4 giocatori secondo me che in questa categoria fanno la differenza anche in altre squadre, però purtroppo poi ti ripeto, quando tu passi un periodo in quel modo, cercare di uscire da quella situazione non è facile. Ci stanno riuscendo, stavano riuscendo fino alla settimana scorsa, questa settimana, però credo che alla fine problemi per la Ionica non ce ne siano. Lo Sporting Taormina si sta confermando un rullo compressore, però i Tre Castagni è sempre a tre punti, non molle, è l'unica squadra che in pratica potrebbe insidiare questa prima posizione. Lo Sporting Taormina è una squadra secondo me molto dinamica, molto tecnica, e credo che il mio amico ex compagno Marco Coppa credo che alla fine la spunterà, anche perché ti ripeto, è un gruppo che si conoscono da parecchi anni, giocano sempre, quasi sempre insieme, e inseriscono ogni anno qualche giocatore di alta qualità. Il Tre Castagni sappiamo già che nel catanese hanno sempre più scelta nel cercare giocatori, trovare giocatori bravi, però ti ripeto, secondo me quest'anno l'Atletico Taormina, lo Sporting Taormina dovrebbe farcela. Secondo te è più forte la squadra di Coppa di quest'anno rispetto a quella passata che non è riuscita a fare il salto di categoria perdendo proprio lo spareggio finale con la Castelbonese? Secondo me sì, è più forte, ma oltretutto ha l'esperienza dell'anno scorso, quindi credo che gli errori dell'anno scorso non verranno ripetuti. Invece ancora questo Pistunina sbalordisce. Il Pistunina io l'ho visto... Francamente, forse nessuno se l'aspettava questa. L'ho visto all'andata qui a Santa Teresa, e ti dico, una squadra normalissima come tante altre, però sai, Nello Miano è un tecnico abbastanza preparato, e poi anche secondo me è riuscito ad amalgamare la squadra pian piano, poi con l'acquisto di qualche giocatore che della nostra zona, credo che sia stato, che uno di questi è Savoca, che domenica è stato determinante per la vittoria del Pistunina, quindi credo che poi alla fine ora il Pistunina si è incanalato bene e possa anche fare i playoff. Bene, lasciamo il campionato di promozione, parliamo invece di quello di prima categoria. Atletico Messina, Giardini Naxos 2-1, Atletico Taormina Orsa 1-0, Camaro Messana 3-0, Gescal Venedico 1-2, Pompei Ramet 4-1, Real Rometta Mediterranea Nizza 1-0, Roburu Desport Gaggi 0-0. La classifica vede in testa sempre il Camaro con 38 punti, poi a 7 punti di lunghezza troviamo l'Atletico Messina con 31 punti, a 28 l'Atletico Taormina, a 26 Giardini Naxos, poi c'è il Venedico 24, Roburu 23, Desport Gaggi 22, Gescale 19 insieme al Pompei, a 17 troviamo l'Orsa di Barcellona con la Messana, a 13 il Real Rometta con 12 punti la Mediterranea Nizza e poi il Ramet con 11 punti. Guglielmo Mastroini, tu che hai fatto questo campionato di prima categoria, questo Camaro secondo te se ne sta andando oppure ancora l'Atletico Messina e soprattutto l'Atletico Taormina possono fare dei pensieri per il salto diretto di categoria? Io il campionato di prima categoria l'ho fatto diversi anni fa e ho avuto anche un'esperienza negativa. Io dico soltanto che il Camaro ha una buona squadra. Una buona squadra, certamente non è il rullo compressore che tutti quanti si aspettavano, c'è pure
il Giardini che ha una buona squadra, però io penso che alla fine il Camaro la spunterà, perché ha Cannuni che è un ottimo centravanti, ha un altro che non mi ricordo per ora, però stanno facendo in effetti la differenza. Però penso che alla fine i sacrifici che ha fatto la società verranno ripagati. Forse si aspettava qualcosa di più della Robru delle due anni, dello stesso Desport Gaggi, che sono da diversi anni in questo campionato. E questi tanti anni ormai, scusate, che fanno il campionato di prima categoria, ci sono giocatori che hanno molta esperienza. Diciamo che queste formazioni qua sono costruite soprattutto per fare un buon campionato. Diciamo che sono delle formazioni per fare un campionato di metà classifica, sia la Robur che il Gaggi, almeno per me. Mimmo Moschella, Mediterranea Nizza, dopo le batoste arbitrali non si è più ripresa. E hanno avuto, eh sì, purtroppo Nizza dopo questa batosta che hanno avuto sono andati in difficoltà e purtroppo devono giocare partita per partita per cercare di uscire da questa situazione anche attraverso i play-out, credo. Poi Carmelo Campanile mi diceva che recupereranno diversi giocatori, c'è lo scontro diretto domenica, scontro diretto. E un testa coda con la capolista Camaro dovrebbe recuperare alcuni degli squalificati, tra cui Annone. Ma spero per il Nizza che riesca a farcela, però questa non è la partita che dovrebbe decidere le loro sorti. Le squadre di Giardini invece di Taormina. Forse si aspettava qualcosa di in più da questo Atletico Taormina costruito in un primo momento per vincere anche il campionato. Ma sì, però ti ripeto, quando poi tu incontri delle squadre come il Camaro, che ti ritrovi un Camaro che si organizza per scalare le categorie in 2-3 anni, cercare di arrivare in eccellenza dove è sempre stato, quindi poi ti trovi un po' spiazzato. Quindi secondo me alla fine la spunterà il Camaro. La Robru si è ripresa, però c'è stato questo derby domenica con la Desport Gaggi. Nel momento in cui deve fare questo salto di qualità si blocca un po', 0-0 in casa con la squadra del presidente Monti. Io ho visto il primo tempo della partita e ti dico francamente che la Robru doveva vincere 3-0 almeno il primo tempo. Ha sbagliato un calcio di rigore sul 0-0. E poi due occasioni limpide di Principato e Filippo Saglimbeni a tu per tu col portiere, quindi ti ripeto, per me sono due punti persi per la Robur, anche se l'allenatore del Gaggi è un carissimo amico mio, Sapienza, ha una squadra giovane e ogni anno riesce a fare campionati, ottimi campionati. L'assenza prolungata del Risiglione nella Robru, quindi il cuore del centrocampo stiamo parlando, e soprattutto anche la squalifica di Galletta per diverse settimane, secondo te ha influito negativamente per quanto riguarda il percorso della squadra allenata da Gianni Ruggeri? Ma anzi, devo dire che nelle ultime partite, nelle ultime 4-5 partite aveva fatto benissimo, pur avendo sempre problemi di formazione. Certo, con l'assenza costante di Risiglione la squadra ne subisce parecchio, però spero che riesca a giocare Fulvio, quindi Giovanni Ruggeri potrebbe avere una pedina in più per cercare quantomeno quest'anno di fare playoff e cercare di dare fastidio alle pretendenti al campionato. A Giardini sta risorgendo un po' il calcio, perché la squadra di Francesco Pruetta sta puntando molto sui giovani e quindi... Vabbè, Giardini hanno avuto un po' di problemi in questi anni, prendendo campionati terza, seconda, varie squadre. Spero per loro che riescano finalmente a cercare di fare una squadra competitiva, anche perché... E ti ripeto, più squadre competitive ci sono nella Riviera è meglio per tutti, soprattutto per noi allenatori anche. Bene, passiamo al campionato di seconda categoria, vediamo i risultati di questo girone F. Agron Sauga
Piedimonte Ateneo 0-1, Club Inter G Antillese è stata sospesa, come dicevamo all'inizio, al 77esimo minuto perché l'arbitro è stato portato in ospedale. Poi Ghibellina Sporting Club Giardini 1-0, Ledoiani Agostiniana 2-1 con polemiche finale, Sant'Alessio 9 Indipendente 3-2, ha riposato invece lo Sparagonà. La classifica di questo campionato di seconda categoria vede in testa il Sant'Alessio con ben 8 punti di vantaggio su Ledoiani ed il Ghibellina che di punti ne hanno 20. Poi a 17 punti troviamo la Nuova Indipendente e l'Agro Nunzao che insieme al Piedimonte Etneo. Sparagonà 13 punti, a 12 lo Sporting Club Giardini, Agostiniana a 10, Antillese 9, però ci dovrebbe essere 3 punti con la partita del Club Inter di riposto e quindi si porterebbe a 12 punti. E poi Club Inter ha 2 punti in classifica che rimane sempre più ultima. Salvatore D'Agata, dirigente della squadra di questo Sant'Alessio, un Sant'Alessio in gran forma, in grande spolvero, ha vinto anche la partita forse più attesa con la Nuova Indipendente per 3-2, adesso può dire di aver vinto il campionato oppure? No, assolutamente, ancora il campionato è molto lungo, sicuramente 8 punti di vantaggio sono tanti, però noi dobbiamo rimanere ancora con i piedi per terra, cercare di lottare ogni partita perché il Ghibellina e le Ledoiani sono sempre pronti ad approfittare di qualche piccolo passo falso nostro. Noi abbiamo costruito in estate una squadra competitiva, è una squadra per fare un campionato di vertice, certo, sicuramente non pensavamo di poter essere prima a questo punto del campionato con 8 punti di vantaggio, però i fatti dimostrano che siamo la migliore, abbiamo fatto la migliore difesa, la migliore difesa e anche l'attacco, in il miglior attacco, abbiamo fatto 9 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta, questo è da tutto merito dei ragazzi, del mister e della società, c'è una coesione fra tutte queste 3 componenti che ci ha portato a questi ottimi risultati. Però questa partita con la Nuova Indipendente l'avete pagato un po' a caro prezzo, il capitano Agatino Pistone in pratica l'avete perso per quanto? Credo 2 mesi, credo 2 mesi, perché dovrà fare un intervento chirurgico e poi si valuterà. La mano, ha un problema, sì, ha avuto una frattura del scafoide. Credo che si opterà per l'intervento chirurgico in modo da poter accorciare i tempi di recupero. Poi abbiamo avuto pure Ivan Biella che ha avuto una forte contusione al ginocchio, non sappiamo adesso di che entità, stiamo aspettando i risultati, dobbiamo fare delle lastre, dovrà fare per vedere un pochino. È stata una partita maschia, una partita dura, però tutto sommato è stata, voglio sottolineare questo, una bellissima giornata di sport quello che si è vissuto ieri a Sant'Alessio, un grande pubblico, correttezza in campo, col giusto agonismo, e questo dobbiamo fare un plauso a sia i dirigenti di tutte e due le squadre, diciamo. Ma anche i giocatori in campo, anche ovviamente, giocatori sono in campo stare all'altezza. Hanno saputo fare la partita con il giusto agonismo. Certo, noi abbiamo avuto questi due infortuni, però nel calcio ci può stare, poi c'è belle coreografie, insomma è stata una bellissima giornata di sport, questo va sottolineato perché non è facile nei nostri, soprattutto nei campi dilettantistici, vedere queste situazioni così. Guglielmo Mastroeni, però questa seconda categoria quest'anno con tutti questi derby sta portando tanto pubblico, come diceva Salvatore D'Agata, negli stadi, nei nostri stadi della Riviera Ionica. Sì, e dopo tanti anni che io faccio terza categoria, seconda categoria, questo è l'anno più bello, e l'anno scorso vi hanno sbattuto proprio letteralmente nel senso della parola nel girone tirrenico, quest'anno invece è stato ed è un campionato bellissimo, ogni domenica si vedono sempre più persone perché questi derby non fanno altro che riempire i nostri piccoli spalti, e poi è bello perché i ragazzi si conoscono tutti quanti, magari in campo sono delle partite un po', diciamo, maschi, come diceva qua l'amico D'Agata, però alla fine tutti quanti a stringersi la mano e a onorare il terzo tempo che la FGC invoca sempre. Speriamo che
La FIGC continua nel diramare il prossimo anno il girone sempre su questa linea. È buono per quanto riguarda dal punto di vista del pubblico, è buono anche per noi società che dal punto di vista delle spese spendiamo di meno. Con i tempi che corrono abbiamo anche difficoltà per quanto riguarda l'iscrizione, invece diciamo che la FIGC per ora ha imboccato almeno nel nostro girone la strada giusta. Presidente, noi non ci vogliamo incensare, però ovviamente un po' di merito questa Gazzetta Ionica ce l'ha, e soprattutto questa trasmissione che da anni si batte per avere un girone di terza categoria e di seconda categoria tutto della Riviera Ionica. Certo, un plauso va fatto anche a voi che siete un sito molto seguito, che appena terminano, appena ci sono i risultati, voi li mettete già sul sito. Penso che certo che un po' di merito ce l'avete anche voi. D'altronde i giornalisti servono anche a questo, non solo a criticare, sono delle critiche costruttive che avete fatto in questi anni. Bravo alla Gazzetta Ionica, allora diciamo. Presidente, abbiamo un inciso di questa disavventura che vi è capitata in quelle di Riposto sul campo di Torre Archirafi. In pratica siete rientrati negli spogliatoi nel secondo tempo e diversi giocatori non hanno trovato più il portafoglio, le chiavi della macchina. Sì, certo. Cosa è successo? Io è dall'inizio del campionato che dico che quest'anno noi siamo stati perseguitati dalla sfortuna, vedi i tanti infortuni che noi abbiamo avuto con i nostri giocatori, diciamo Giampiero Mastroeni, Luca Grubi, Carmelo Cardone che ora si deve operare, cioè dei ragazzi che facevano della nostra squadra e fanno della nostra squadra l'asse portante, però diciamo che la sfortuna proprio l'abbiamo toccato, il massimo della sfortuna l'abbiamo toccato ieri, rientrando negli spogliatoi. Io da tanti anni che sono sui campi di calcio come giocatore, sempre a livello di dilettantistico, e da 18 anni come società, è la prima volta che mi succede un episodio di questo purtroppo increscioso. Questi episodi sono completamente da censurare, sono degli episodi che fanno male al calcio, che non hanno niente a che vedere col calcio, delle persone che vogliono veramente male al calcio, quello che hanno combinato ieri. Noi alla fine del primo tempo siamo entrati negli spogliatoi, abbiamo visto tutti i vestiti per terra, i borsoni rovistati, io subito immediatamente mi sono attivato, ho fatto entrare l'arbitro negli spogliatoi, ho segnalato l'accaduto, lui l'ha visto benissimo che c'erano tutte le tasche dei pantalone rivoltate. Alla fine abbiamo fatto la conta dei danni, mancavano 7 cellulari, mancavano 3 giubbotti in pelle, mancavano chiavi di macchina, mancavano portafogli, posti pay, tutte queste cose qua, e abbiamo chiamato subito i carabinieri e abbiamo fatto la segnalazione ai carabinieri. Poi arrivati ognuno nel proprio paese di origine abbiamo fatto la denuncia. Certamente a me dispiace per l'Interjet, per il presidente Puglisi che è una carissima persona, però noi ci attiveremo in tutte le sedi, io personalmente, la società si attiverà in tutte le sedi per avere risarciti i danni. Questo certamente non ci possiamo, la società dell'Interjet a questo non si può sottrarre. Da una disavventura all'altra, la partita poi è continuata dopo un'ora mi sembra di intermezzo per questo frastuono che c'è stato nello spogliatoio, poi siete rientrati in campo e cosa è successo? Ma guarda, io devo dire che i primi a rimanere intanto male di questi episodi sono stati i dirigenti dell'Interjet e sono stati anche i giocatori che sono rimasti malissimo di questo che a noi è successo. E la partita nel campo e sul campo certamente era l'ultima contro la penultima, l'Interjet sapeva benissimo che si giocava la chance della salvezza, anche se ancora non è detta l'ultima parola. Il campionato non è ancora finito, però certamente noi a questo punto abbiamo qualche possibilità in più di salvarci, però se mi rientreranno tutti i giocatori noi ce la giocheremo con tutti. Diciamo che la partita sul campo è stata bella e corretta. L'arbitro ha avuto qualche disavventura perché quando ha uscito sul risultato di 2-1 per noi ha combinato un'ammonizione a un giocatore dell'Interjet. A questo punto quello ha reagito dal giallo al rosso, il passo è stato breve, è volato qualche schiaffo, l'arbitro non se la sentiva più, non era più nelle condizioni di continuare la partita, ha fischiato la fine.
sono stati chiamati i carabinieri e poi l'arbitro ha dovuto ricorrere al più vicino presidio ospedaliero perché è stato accompagnato in ambulanza e scortato dai carabinieri. Bene, questo è il racconto appunto di quello che è successo in questa partita. Mimmo Moschella, diamo un giudizio su questo campionato. Si è elevato rispetto agli anni passati con tutti questi derby? Ma sì, credo di sì, anche perché c'è più combattività, diciamo, sotto il profilo agonistico. E poi, come dicevano loro, che lo stanno facendo questo campionato, i ragazzi conoscono tutti, quindi ogni domenica per loro è battere un amico, sai, è come vincere un campionato, quindi gli spottò e le varie cose. Quindi poi sotto il profilo, secondo me, organizzativo, anche societario, quello che ha detto Guglielmo Mastroveni è giusto, cioè risparmiano un sacco di soldi, quantomeno nelle trasferte, e poi secondo me si divertono di più anche le persone che guardano le partite. Secondo te il fatto che ci sono nuovi allenatori, giovani, alcuni sono tuoi diciamo coevi, hanno fatto il corso con te di allenatore, hanno apportato delle novità a questo torneo? Ma sai, sempre seconda categoria, purtroppo io penso che ci vogliono i giocatori, quindi sì, riesci a dare un'impronta magari particolare, però per esempio se non hai giocatori che riesci a fare quello che vuoi, poi sempre dei ragazzi che comunque che lavorano, che la sera vanno a divertirsi al campo e poi la domenica vanno a fare la partita, quindi se mi dici Sebastiano Perrone che allena il Savoca è uno di quelli che è molto preparato, molto attivo su queste cose, quindi ti dico che è un lavoratore molto esperto sotto il profilo del discorso tattico e tecnico. Poi purtroppo il campo è quello che parla. Salvatore D'Agata, questo Sant'Alessio qualche anno fa in una calda estate sembrava che doveva scomparire del tutto, invece in quella calda estate si è ripreso, adesso è ritornato sempre più vivo, nel senso che siete primi e potete ritornare di nuovo in prima categoria, perché lo diciamo, il Sant'Alessio in prima categoria c'è stato per tanti anni. Sì, è vero, l'anno scorso il Sant'Alessio era sull'orlo del fallimento, diciamo, si è iscritto una settimana prima che scadessero le iscrizioni e per questo dobbiamo ringraziare veramente il presidente Costa, che ha fatto di tutto perché questa squadra non scomparisse e si iscrisse al campionato di seconda categoria. Lui, in collaborazione con altre persone, viene il mister Peppe Mancuso insieme a Sebastiano Smiroldo, con la collaborazione di Carlo Medauro e con tutti i calciatori che sono riusciti a racimolare negli ultimi giorni praticamente, e che pure hanno fatto un campionato dignitoso. Insomma, l'anno scorso per poco il Sant'Alessio non arrivava ai playoff, quindi diciamo che l'anno scorso quello che sta succedendo, che la posizione che abbiamo quest'anno deriva anche dallo sforzo che è stato fatto l'anno scorso. Noi abbiamo iniziato un processo, un progetto che ci dovrebbe portare a fare un migliorare il settore giovanile. Quest'anno stiamo facendo gli allievi, un altro anno abbiamo in programma di fare anche giovanissimi, se ce la facciamo, e abbiamo questo progetto in testa e speriamo di poterlo fare. Però ripeto, dalle cose negative a volte arrivano anche le cose positive, e quest'anno si sta vedendo, insomma. Dare che è uno abbastanza attento, che segue Sant'Alessio da tanti anni, secondo te questo Sant'Alessio dove ha avuto le difficoltà maggiori in questa prima parte del campionato? Ma io sostengo che la svolta è stata la partita con lo Sparagonà, perché in quella partita abbiamo capito tante cose. A volte tutti quanti, dirigenti, calciatori, eravamo, diciamo, indisciplinati in campo, nel senso a volte purtroppo a protestare alle minime cose, questo magari ci faceva perdere la visione della partita. Invece da quella partita abbiamo fatto delle riunioni con i calciatori e sempre a dire la stessa cosa: pensiamo a giocare, non protestiamo con l'arbitro, non reclamiamo, non andiamo a fare lo scontro con l'avversario. I ragazzi hanno capito benissimo quello che noi dicevamo e i risultati si stanno vedendo. Io credo che con lo Sparagonà, tutto sommato, quella sconfitta è stata salutare. L'unica che abbiamo avuto in questo campionato sia stata una sconfitta salutare per noi.
De Croo e Mastroieni sono gli ultimi arrivati in casa appunto del Sant'Alessio. Hanno dato qualcosa in più rispetto a quello che c'era prima? Sicuramente, noi avevamo un ottimo organico, però essendo prima in classifica abbiamo cercato di migliorarlo con degli acquisti nel mercato di dicembre. De Croo ancora non ha potuto giocare, ma sicuramente darà un apporto anche lui, lo sta dando già ora negli allenamenti, perché insomma è un portiere di categoria superiore sicuramente. Mastroieni lo stiamo vedendo, i gol parlano chiaro, ha fatto 4 gol, mi pare, in 3 partite. Sapevamo che era un attaccante di spicco e abbiamo cercato di migliorare in varie reparti. Abbiamo preso a De Croo, abbiamo preso a Roberto Crisafulli, abbiamo preso a Scarci per completare l'organico, insomma, perché per fare un campionato di vertice ci vuole un ottimo organico, un organico completo. Cutroneo, Pistone e Mastroieni sono quelli che hanno segnato di più in questo campionato di seconda categoria, e due giocatori appunto di Indaro Pistone e anche Agadino ha segnato diversi gol importanti e decisivi insieme a Mastroieni, e ce l'ha il Sant'Alessio questi giocatori. Sì, abbiamo un bellissimo attacco, anche un centro, abbiamo una squadra completa, questo ne siamo convinti e i risultati parlano chiaro. Però ripeto, non ci sono 11 titolari, per vincere un campionato ci vuole un ottimo gruppo e soprattutto ci vogliono i ricambi. Per fare un campionato di vertice è così, se no non è possibile. La redazione sportiva della Gazzetta Ionica ha fatto notevoli sforzi. Si parla tanto di tecnologia negli stadi, noi l'abbiamo portato qui questa sera nella nostra trasmissione. Vediamo insieme appunto, partiamo dal gol che è stato dato alla nuova Indipendente, quello di Miano, che pare che sia in fuorigioco, visto anche qui delle nostre immagini. Dagheda, secondo te? Sì, effettivamente mi pare che Cutroneo si trova oltre la linea dei, non sul tiro proprio di Miano, ma prima, c'è stato, sì, si trova qualche metro parte appunto della difesa, era in fuorigioco. Presidente Guglielmo Mastroieni, sì, io concordo perfettamente con quello che ha detto Dagheda, anche per me è in fuorigioco perché il gol l'hanno annullato. Mimmo Moschella, visto da tecnico. Sì, sì, era in fuorigioco netto, rivedendolo. Anche se è stato un bel gol. Dopo ho fatto un gol bellissimo, però era la posizione di fuorigioco c'era prima, quindi non ci sono dubbi. E ripartiamo invece da te per quanto riguarda, vediamo i due calci di rigore dati nella partita tra il Ledoiani e la Costignana, finita 2-1 a favore della squadra del Ledoiani, l'ultimo è stato decisivo per la vittoria appunto della compagine allenata da Alessio Camarda. Il primo non ci dovrebbero essere problemi, cioè c'è stato l'atterramento di Zoir proprio a Sandwich in piena area di rigore del Ledoiani. Sì, quello è rigore netto, è un fallo che non c'entra niente col calcio. Sul secondo invece, quello su Smiroldo, che era il nuovo entrato delle tre anni. Secondo me è molto dubbio, perché magari se è stato toccato, però si era lasciato andare prima che venisse toccato, quindi c'era già l'intenzione di prendere il calcio di rigore. Guglielmo Mastroieni? Su tutte e due ovviamente, sul primo, certo, e sul secondo, su visto Zuiri, che avete l'immagine davanti. Certo, su Zuiri era nettissimo il calcio di rigore, invece si è visto benissimo che Smiroldo si è lasciato cadere prima ancora che arrivasse a contatto con l'avversario. Poi lei, quello che decide è sempre l'arbitro, che è il più vicino di tutti, questa è la nostra opinione. Salvatore D'Agata, pare che nel secondo questo Tomasello, che è il difensore che avrebbe commesso il fallo, pare che abbia toccato un po' il piede d'appoggio di Smiroldo. Guardi, è molto difficile a giudicare, era una decisione difficile per l'arbitro. Il primo, quello sulla Costignana, c'era sicuramente, perché era stato un fallo e si vede nettamente che è un fallo. Il secondo sembra che tocchi il piede d'appoggio, però onestamente decisione molto difficile per l'arbitro, non era facile prendere la decisione. In ogni caso, da uno o dall'altro avrebbe suscitato delle polemiche, sicuramente.
Bene, concludiamo con queste immagini appunto sui calci, tre calci di rigore che sono stati concessi nelle partite giocate a Sant'Alessio, che era il big match della giornata tra il Sant'Alessio e la Nuova Indipendente, e tra il Ledoianni e l'Agostiniana, che si è giocato al Mario Lodurca appunto di Ledoianni. Lasciamo la seconda categoria e parliamo di terza categoria. Vediamo i risultati: alle Terme Francavilla 1-3, Antillo Valdacro Città di Roccalumera 1-3, Granite Fiume Denise 1-2, Lanza Gruppo Sportivo Vigile del Fuoco dell'Alcantara 0-1, Limina Itala 0-1, Stella San Leone Mandanici 5-1. La classifica di questo campionato di terza categoria: alle Terme in testa insieme a Mandanici con 20 punti, malgrado tutte e due le squadre siano state sconfitte. Poi Granite 19-17 troviamo il Limina, il Fiume Denisi e l'Itala, avanza anche il Francavilla a 16 punti, poi a 15 Città di Roccalumera, Stella San Leone 13 punti in classifica, a 11 Gruppo Sportivo Vigile del Fuoco dell'Alcantara, a 2 il Lanza, ad un punto l'Antillo Valdacro. Questo antillese, Guglielmo Mastroianni, visto che hai il microfono in mano, rimane in coda alla classifica, solo un pareggio, non è riuscito ancora a vincere un incontro. Vabbè, ancora il campionato è lungo, sicuramente vinceranno qualche partita, anche se loro sappiamo benissimo che giocano solo ed esclusivamente per divertirsi, un gruppo di ragazzi che si vedono la domenica, però questo è il calcio, loro lo fanno veramente per passione. Molte squadre si sono attrezzate per vincere il campionato e loro invece stanno facendo un campionato in effetti per divertirsi, e fin qui ci sono riusciti un gruppo di amici di giovani e meno giovani che si vedono la domenica per giocare a pallone nel senso vero della parola. Mimmo Moschella, tu hai tanti amici che giocano, che allenano in questo campionato di terza categoria, si puntava molto sulla Litterme invece, e anche sul Mandanici, una squadra nuova, rafforzata notevolmente, e invece ci sono state queste due sconfitte che in pratica stanno pregiudicando il prosieguo del campionato. Diciamo che la Litterme secondo me è un'ottima squadra, anche se non è il vecchio Litterme degli anni passati, dove hanno vinto il campionato di terza categoria. Secondo me non hanno più quella determinazione, quella cattiveria che avevano allora. E forse c'è Ivan Bruguglio qualche anno in più. Sì, ma credo che comunque alla fine potrebbero farcela. Per quanto riguarda invece il Mandanici, è una realtà nuova che io non conosco neanche, però so l'allenatore è Cacciola, quindi è uno che è da parecchi anni, sapendo l'allenatore in queste categorie, è abbastanza preparato. E oltretutto hanno dei giocatori esperti come Carpillo, Agnone. Blasi, che è stato capocannoniere lo scorso anno del campionato. Blasi, infatti, che in terza categoria secondo me si fanno la differenza. Anche se c'è questo Aloisi, che è il capocannoniere, che ha segnato ben 7 reti, 5 in una sola partita, e il giocatore della Stella San Leone, un po' a sorpresa, questa Stella San Leone ha vinto anche sul campo di Limina per 1-0. Sì, credo che poi alla fine qualche squadra messina competitiva c'è, che è questa Stella San Leone. Senza dimenticare il Limina, che sta facendo un bellissimo campionato, e peccato per questa settimana che hanno perso in casa, però avevano parecchie assenze. Hanno perso non contro lo Stella San Leone, ma contro l'Itala del tuo amico Lorenzo Peditto. Lorenzo Peditto, poi parlando tempo fa con Lorenzo Peditto mi ha detto che ha fatto un buon gruppo la Itala, tutti i ragazzi, qualcuno di Messina, Andreacchio, qualcuno esperto, quindi alla fine anche loro credo possano divertirsi e puntare anche ai playoff. Francavilla e Granite per la Valle dell'Alcantara però non demordono, sono là, Francavilla è al secondo posto, il Granite è al secondo posto e Francavilla invece si trova a ridosso delle battistrade. Per quanto riguarda il Granite, guarda, io sono di quel partito degli sfavorevoli contro il Granite, cioè nel senso, fagli fare il campionato di terza categoria al Granite ogni anno, un anno sì, vincono, un anno vincono, poi non fanno il campionato di seconda, poi dopo l'altro anno fanno di nuovo il campionato e cercano di vincere. Quindi secondo me
sbagliato nei confronti di altri. Una volta però il campionato l'hanno perso ad opera dell'Antillo Valdagro e in casa. Sì, però secondo me è sbagliato per tante società che fanno ogni anno il campionato. Loro fanno un anno sì, un anno no, poi lo vincono, quindi creano un pochino di confusione secondo me anche un po' alle altre società. Per quanto riguarda il Francavilla, secondo me sono sempre la solita squadra, ragazzi ex giocatori di prima categoria, hanno fatto sempre bene fra seconda e prima, e si divertono in terza categoria, secondo me neanche si allenano tanto, quindi fanno sempre un buon campionato. Tra le novità di quest'anno c'è questa città di Roccalomera che in pratica ha 16 punti, 15 punti, che ora si sta avviando dopo una partenza un po' in sordina, si è messo in carreggiata. Sì, città di Roccalomera l'ho visto giocare, è una buona squadra, dei ragazzi che hanno fatto sempre queste categorie. Poi c'è Carmelo Brigandì che porta molto entusiasmo, una società giovane che hanno molto entusiasmo, quindi spero per loro che negli anni riescano a fare qualche campionato magari di categoria superiore. Poi dalla Roccalomera in poi ci sono 10 squadre, in pratica sono in un fazzoletto, 5 punti dalla vetta. Sì, è molto equilibrato, mi piace questo campionato, anche se non l'ho seguito molto, però è un ottimo campionato. Salvatore D'Agata, voi fate la seconda categoria e siete lanciati verso la prima categoria, però ogni tanto qualche sbirciata a questo campionato di terza categoria la dai? Sì, credo in testa ci sono Mandanici e Ali, credo che alla fine sarà una lotta fra queste due squadre, con Roccalomera che si potrebbe portare a ridosso, perché da quello che so il Roccalomera è un'ottima squadra, c'è qualche giocatore che ha giocato pure qualche anno con noi nel Sant'Alessio. Quindi credo che il Roccalomera si possa inserire tra le prime posizioni. Bene, siamo verso la conclusione. Mimmo Moschella, dobbiamo parlare un attimo di questo campionato giovanissimi che sta regionale, che sta sfornando diversi giocatori, tra cui questo Ferrara che pare che sia ormai nel mirino del Catania. Sì, noi stiamo avendo un campionato interessante come quello che hanno fatto l'anno scorso, un campionato importante dove c'è la possibilità di far vedere fuori dalla nostra realtà, diciamo, i ragazzi. Quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo. E, niente, per quanto riguarda Ferraro, ha fatto uno stage a Catania, l'hanno voluto vedere su una segnalazione, diciamo, di un mio amico. Quindi non ci tengo a precisare questo perché per fare polemiche con nessuno, però la società, appena abbiamo detto che abbiamo segnalato Ferraro, è la prima a dire ci vada subito e speriamo che se lo prendano. Quindi oltre a Ferraro, noi per esempio abbiamo già in rappresentativa Savo che mi uccio, quindi stiamo andando bene, ci sono tanti altri ragazzi interessanti. Il campionato in questo momento ci dice che siamo primi in classifica, abbiamo fatto solo una sconfitta e tutte vittorie, qualche pareggio, però i ragazzi stanno crescendo bene. Secondo te questi ragazzi c'è la possibilità di vederli un domani quindi ha giocato nelle categorie professionistiche? Ma nel gruppo che ho io credo che sui 24 che ho io, 2-3 potrebbero fare bene, anche perché speriamo come società di dargli la possibilità di provarci. Intanto siete primi in classifica con un punto di vantaggio sulla Union AC Reale, avete vinto 7-1 lo scorso sabato, una partita in crescendo, e c'è stata la doppietta propria di Ferraro, che è un centrocampista, però con il vizio del gol e non lo perde domenica e domenica. Sì, perché oltre a questo Francesco Ferraro è uno che già da 3 anni che fa il giovanissimo regionale, quindi è molto esperto, oltretutto ha un fisico che fa la differenza, quindi è logico che faccia la differenza pur essendo più esperto, quindi è un campionato comunque, dico, interessante, anche perché ci sono parecchi ragazzi bravi anche nelle altre squadre. Beh, siamo veramente alla conclusione, diamo un'occhiata a quello che è successo nel campionato di calcio a 5 maschile. Il big match era quello
tra il Nichi Giardini e Sau, che ha pagato in testa classifica con 30 punti, ha vinto il Nichi Giardini per 4-2, che ora ha 3 punti in più rispetto al Sau, che è secondo. Poi c'è stata un'altra partita importante, quella tra la Parrocchia Sant'Alessio e Città di Roccovera, ha vinto la Parrocchia Sant'Alessio per 7-3, la Parrocchia Sant'Alessio insegue appunto queste battistrada, si trova in questo momento al terzo posto, e poi c'è il team Scaletta. Vittoria anche del Sant'Alessio contro il Limina per 10-7. In questo campionato di Serie D maschile ci sono di calcio a 5 tantissimi derby, in pratica molte sono le squadre della Valle d'Agosto soprattutto, ma anche della Riviera Ionea che di Sivoglia. Noi siamo veramente alla fine, ringraziamo Mimmo Moschella per la sua partecipazione a Terzo Tempo. Buonasera a tutti e grazie. Un ringraziamento anche al presidente, nonostante quello che è successo nella giornata di ieri per la sua squadra, a Guglielmo Pastrani dell'Antillese. Grazie e arrivederci. Un grazie anche al dirigente del Sant'Alessio, primo in classifica in campionato di seconda categoria, Salvatore D'Agata. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Un grazie a tutti voi che ci seguite da casa con l'attenzione ovviamente dovuta per questo calcio della nostra Riviera Ionica, un calcio che, come diceva Mimmo Moschella, sta portando tanti giovani in scena, e ovviamente la speranza è che qualcuno di questi possa approdare al campionato professionismo. Buonasera a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.